Adesso vorrei porre un ultimo accenno al discorso del doping, perché è un tema a cui sono particolarmente affezionata, che è particolarmente disdicevole, proprio perché oltre a porsi contro quella regola secondo cui il risultato deve essere raggiunto non con gli aiutini ma con le proprie capacità, oltretutto lede anche il diritto alla salute, perché ricordiamoci bene, le sostanze dopanti sono sostanze che possono nuocere gravemente la salute di chi le assume. Ma vorrei dire, non so, magari probabilmente già lo sapete, però io vorrei dire in soldoni che cos'è il doping, anche perché il concetto di doping nel corso del tempo è anche modificato. Diciamo che il doping come tendenza a assumere delle sostanze per migliorare le proprie prestazioni agonistiche è sempre esistito, fin dalle prime Olimpiadi nel 776 a.C. Gli atleti sostanzialmente assumevano semi di sesamo, sostanze considerate dopanti, e se venivano scoperti venivano esclusi dalla gara e giustiziati. Naturalmente oggi nessuna lista di sostanze vietate prevede i semi di sesamo, farebbe ridere, però un tempo era così, così come le abitudini alimentari. Cioè mangiare i grandi quantitativi di carne rossa, che si dice noi in maniera popolare si dice fa sangue, quindi dovrebbe aumentare i globuli rossi, ovviamente questo non rientra nel concetto moderno di doping. Ma allora attualmente il doping che cos'è? In sostanza, cioè la principale ipotesi, quella più conosciuta di doping, è l'assunzione di un farmaco o la sottoposizione ad una terapia medica da parte di uno sportivo, di un atleta, in assenza di condizioni di malattia. Allora ci si potrebbe chiedere, ma perché un soggetto sano deve assumere un farmaco oppure deve sottoporsi a una terapia medica? Per il semplice fatto che ci sono alcuni farmaci, alcune terapie mediche, come dirò, che praticamente modificando le condizioni biologiche dell'organismo praticamente migliorano artificialmente le prestazioni agonistiche dell'atleta, con ciò ovviamente falsando quelli che sono quella che è una competizione reale, questo è chiaro. Sostanzialmente quali sono le sostanze dopanti? Probabilmente abbiamo sentito parlare degli anabolizzanti, ad esempio il testosterone e i suoi derivati sintetici, oppure gli ormoni, gli ormoni rientrano le note sostanze, l'EPO, l'EPO e CERA, che praticamente sono sulle cronache sportive ultimamente sono state prese in considerazione per il clamoroso caso del ciclista texano Lance Armstrong, che ha purtroppo confessato di aver assunto un cocktail di queste sostanze dopanti, quindi testosterone, EPO e trasfusioni. Trasfusione rientra nel concetto della terapia medica, che in quel caso praticamente viene prelevato dall'atleta un certo quantitativo di sangue, viene ad essere conservato e poi in prossimità della competizione questo sangue viene reimmesso nello stesso organismo dell'atleta. In questo caso ovviamente aumenta la capacità, aumenta il numero dei globuli rossi, la capacità aerobica, con un beneficio sotto l'aspetto della prestazione agonistica. Anche questo viene considerato doping e quindi è un metodo vietato unitamente al farmaco vietato. Ma noi dove vediamo, cioè come facciamo a sapere qual è una sostanza dopante e quale non è? Praticamente c'è una legge del 2000 che ha istituito una commissione presso il Ministero della Salute che ogni 6 mesi aggiorna la lista in cui sono contenute cioè l'indicazione di quali sono le sostanze dopanti. Volevo dire che il fenomeno del doping è disciplinato e punito sia dalle norme sportive sia dalle norme statali. Dalle norme statali si è introdotta la legge 376 del 2000 che per la prima volta ha stabilito che l'uso di sostanze dopanti è reato. Quindi in Italia, mentre l'uso di sostanze stupefacenti non è reato, io mi drogo non sono perseguibile penalmente,
l'uso personale da parte di un atleta di una sostanza dichiarata da dopante è sostanzialmente reato. Un reato che è punito da 3 mesi a 3 anni. Come ugualmente da 3 mesi a 3 anni è punito chi procura all'atleta una sostanza dopante, chi sostanzialmente gliela somministra, chi favorisce l'uso di sostanze dopanti e il commercio abusivo di sostanze dopanti. Il commercio abusivo di sostanze dopanti è però punito più gravemente, da 3 a 6 anni, perché chiaramente chi effettua, procura la sostanza dopante viene anche ad esserci, va anche a guadagnare, e quindi viene punito dal legislatore statale più duramente, cioè con la pena che la reclusione da 3 anni a 6 anni. Naturalmente la cosa importante che vorrei dire è che per quanto riguarda il commercio abusivo di sostanze stupefacenti, queste sono vietate e sono punite penalmente anche se vengono date ad un soggetto che non è uno sportivo professionista. Per esempio, nell'ambito di una palestra, se un gestore di una palestra dovesse vendere delle sostanze dopanti a soggetti che frequentano quella palestra, sarebbe penalmente perseguibile. Questo da un punto di vista della normativa statale. Da un punto di vista della normativa sportiva, noi abbiamo una grossa mobilitazione contro il doping, almeno sempre dal punto di vista astratto, del mondo sportivo contro questo fenomeno degenerativo. Infatti, nel 1999 è stata istituita la WADA, che è l'Agenzia Mondiale di Doping, che promuove e coordina la lotta contro il doping a livello mondiale. E nel 2003 è stato introdotto il codice WADA, che contiene tutte le ipotesi di quelle che vengono considerate doping, e ogni ordinamento nazionale è tenuto a recepire questa normativa. Infatti il CONI in Italia, nella sua funzione di CONI NADO, cioè di soggetto deputato a contrastare il fenomeno del doping, ha emesso il regolamento antidoping. Nel regolamento antidoping dirò brevemente che non troviamo soltanto l'ipotesi in cui un soggetto viene trovato positivo chimicamente alla sostanza dopante, cioè nel senso che sono state rintracciate nel suo sangue, nelle sue urine, sostanze di dopanti, ma per doping si devono intendere 8 condotte illecite. Oltre a questa, che è la più nota ovviamente, c'è anche il discorso di solo aver tentato di far uso di doping, di sostanza dopante, quindi considerato doping, ma anche il comportamento volto ad eludere i controlli antidoping. Quindi se l'atleta si rifiuta di effettuare i controlli antidoping, oppure non dà la sua reperibilità per consentire al CONI di effettuare i controlli antidoping, tutto questo costituisce doping, è come se l'atleta si fosse dopato. Analogamente, il solo possesso della sostanza dopante, se l'atleta viene trovato in possesso della sostanza dopante, per questo solo fatto viene considerato come se fosse dopato. Analogamente ancora, il traffico di sostanze dopanti è considerato doping. E nel mondo sportivo viene ad essere sanzionato con una squalifica che può arrivare anche a 12 anni, quindi piuttosto grave. Questo, ecco, è quello che ho voluto fare, anche se magari molti di voi non so se vi ho annoiato, ma quello che volevo mettere in evidenza è che sostanzialmente, almeno sulla carta, almeno sulle norme, vi è proprio di fatto una grossa tendenza a voler preservare l'etica nel mondo dello sport. Poi bisogna andare a verificare se sostanzialmente le norme vengono rispettate, se i controlli vengono effettivamente fatti, ma no, non aspetta a me entrare in merito a questa problematica. Grazie a tutti.